E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questa nuova recensione. Sigla! Ed eccoci qua ragazzi, allora ho un segreto da rivelarvi, un qualcosa per cui non dormivo la notte, ovvero questa figure. Chi è questo? È Firefly della serie animata di Batman, della seconda serie animata di Batman più precisamente. Non dormivo la notte perché praticamente era l'unica figure di quella serie della linea DC Collectibles che mi mancava per completare la collezione. Era una figure che non mi decidevo mai a acquistare perché la trovavo a prezzi abbastanza alti, sui 40 euro, per un personaggio di cui sinceramente non mi interessava nulla se non per il completamento appunto della collezione. Finalmente poi sono riuscita a beccarla ad un prezzo veramente conveniente. Per la precisione, però, la collezione non è completa perché mi manca ancora il set Girls Night Out, che sarebbe quello dove ci sono le figure di Harley Quinn, Poison Ivy, Batgirl, che sono tre figure che ho già, e poi Supergirl e Livewire. Quindi dovrei comprare quel set solo per due figure nuove e questa cosa mi blocca un po'. Comunque, andiamo a vedere la confezione. Eccolo qui, la solita confezione che abbiamo visto più volte in queste recensioni. Qui abbiamo il retro, anche qui nulla di interessante, ma direi di non perdere altro tempo sulla confezione. Se volete acquistare action figure, c'è il mio sito Ara Se Views Shop nella scheda in alto oppure qui sotto in descrizione. Andiamo a vedere il nostro Firefly fuori da essa. Ed eccoci qua con il nostro cattivone. Andiamo a vedere gli accessori di cui è dotato. Cominciamo dalla solita base, qui con il turnaround del personaggio, comunque ben realizzata. L'unica pecca è la solita asta trasparente con questa parte allungata sul retro che non serve praticamente a nulla. Anche se devo dire che nell'ultimo cambiamento di esposizione che ho fatto alla mia collezione mi è tornata utile in qualche modo. Magari prima o poi ve lo faccio vedere e capirete un attimo perché. Per quanto riguarda le mani intercambiabili, abbiamo queste due qui a palmo aperto, in questo modo comunque un painting molto pulito, lo sculpt anche molto semplice e ben fatto. Poi abbiamo queste due per impugnare la pistola e queste altre due per impugnare un qualcos'altro che comunque non è presente come accessorio. Questa qui, ragazzi, è la pistola, comunque ben realizzata, il painting è abbastanza pulito e preciso e come al solito le forme sono semplicissime. E adesso andiamo a vedere il nostro Firefly più nel dettaglio. Questo qui è il viso, o meglio il casco, che sembra appunto la testa di un insetto, più precisamente forse di una formica. Il painting è abbastanza pulito, vedete ci sono delle leggere sbavature qui sulla parte nera, qui sono carini questi effetti rossi che hanno voluto dare agli occhi, qui c'è l'antennina, vediamo che è dotato di questa imbracatura nera, qui con il cinturone pieno, vedete, di queste qui che dovrebbero essere ricariche per la sua arma, comunque ben realizzate. Da notare che c'è il fodero appunto per inserire la pistola, questo qui è davvero un buon tocco e la pistola si inserisce senza alcun problema, il fodero è in plastica morbidissima, questa cosa mi piace. Per il resto vediamo il retro con il suo backpack con i propulsori e le due alette e vediamo il resto delle gambe con questi stivaletti che si intonano con il colore dei guanti. Comunque devo dire la realizzazione generale di questa figure è di buon livello, qui vediamo una piccola macchietta nera sulla maschera, qualche segno di usura qui e qui anche se la figure era nuova in scatola, però ragazzi che volete, purtroppo queste figure della serie animata si sa che non hanno controlli di qualità eccellenti. Vediamo le articolazioni, abbiamo la testa che può ruotare semplicemente in questo modo e ha un leggero movimento in su e in giù ma proprio leggerissimo, abbiamo l'apertura del braccio quasi a 90 gradi, niente male come raggio, la rotazione a 360 gradi un po' verso l'esterno, piegamento qui al gomito a 90 gradi, la rotazione al gomito, il piegamento qui al polso e la rotazione al polso. Per quanto riguarda la vita abbiamo rotazione in questo modo, il piegamento della gamba in avanti solo fino qui, piegamento all'indietro solo fino qui, è più ampio il raggio all'indietro che in avanti, abbiamo l'apertura laterale delle gambe in questo modo, questa è una buona cosa che il fodero non limiti questa apertura e non è neanche troppo brutta da vedere in confronto a tutte le altre che abbiamo visto in questa serie. Per il resto abbiamo il piegamento della gamba qui al ginocchio un po' meno di 90 gradi, la rotazione qui alla caviglia e il piegamento del piede in su e il piegamento del piede in giù. Purtroppo non abbiamo la rotazione laterale della caviglia. Comunque ragazzi, tutto sommato le articolazioni ci sono, non sono eccezionali, ma qualche posa figa si riesce a fare.
Misuriamo l'altezza di questo personaggio, siamo praticamente sui 15 centimetri e mezzo, ovvero 6 pollici spaccati. Eccolo qui a confronto con il Batman della stessa serie animata. Come vedete, hanno praticamente la stessa altezza. Batman è leggermente più alto per via, naturalmente, delle orecchie del cappuccio. Ed eccolo qui a confronto del mitico Monez Spider-Man, che essendo 7 pollici risulta comunque più alto di questa figure. Ebbene, ragazzi, la mia recensione finisce qui. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa figure, cosa ne pensate di questo personaggio, se lo conoscevate o meno. Comunque, per essere una figura di cui non mi interessava assolutamente nulla, ma ripeto, l'ho presa solo per completismo, sono rimasto abbastanza soddisfatto. Nei commenti vorrei sapere la vostra opinione anche riguardo questo. Avete mai acquistato una figura solo e soltanto per completismo e non perché vi interessava di per sé? Fatemelo sapere qui sotto, quindi sono veramente curioso. Lasciate il like se questo video vi è piaciuto e se volete aiutarmi potete anche condividerlo. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Firefly e collezionate sempre.